Intanto mi sono complimentato per l'iniziativa, perché questa iniziativa mette luce positiva sul mondo della gestione dell'impiego nel ciclo idrico abruzzese, un ciclo idrico che pesa molto. Noi abbiamo qualcosa come 1300 chilometri di acque fluviali, abbiamo 1200 invasi idrici, abbiamo una potenza economica dal punto di vista della gestione del ciclo idrico che ci fa la terza regione italiana. Dall'acqua bene gestita e rispettata deriva anche collocazione turistica e culturale. La Sasi ha preso con ambizione questa iniziativa per dire cosa c'è da fare, cosa sta facendo, cosa occorre per fare benissimo, come si aspettano le utenze. Io ho aggiunto, le risorse finanziarie ci sono tutte, abbiamo dato 64 milioni di euro per le esigenze di questo snodo idrico abruzzese che è di competenza della Sasi. Se ne servono altre, le metteremo in campo sapendo che accanto alle risorse finanziarie servono le risorse progettuali, i dati e le informazioni, la capacità di gestione e di controllo e poi una regione che si compiega in termini di alleanza piena col soggetto gestore, facendo in modo che anche i controlli non siano animati da odio ma da collaborazione. Su tutto questo, se facciamo insieme, renderemo questa regione notata a livello europeo. Ah, io ringrazio innanzitutto tutti i partecipanti, in modo particolare il presidente D'Alfonso che con tutti i suoi impegni è riuscito a trovare questa mattinata per dare un contributo qualificativo e quantificativo sull'importanza di questo problema. E questo va sottolineato in modo netto e chiaro. C'è l'assenza, non è polemica, però il sindaco di San Vito, che è quello che maggiormente beneficia di questo coso, è tra i pochi assenti delle amministrazioni della totalità dei 90 comuni che noi amministriamo. Detto questo, io ritengo che questo è un primo fatto concreto che però si sposa ampiamente con tutte le iniziative che la Regione sta mettendo in campo su queste problematiche. Non a caso il Presidente ricordava il Master Plan e le altre opere già finanziate che noi stiamo per iniziare insieme a quelle che abbiamo ultimate, compreso questo di Santa Croce, per riconsentire, ridare quel valore a una regione che con il turismo marino ha vissuto e sta vivendo per molti anni. In questi ultimi anni si è data una cattiva immagine, cosa che non è questa, che è vero che abbiamo avuto dei problemi, sia noi la Sasi, sia l'ACA, sia altri, e però complessivamente i dati anche negli anni passati dimostravano non un pericolo così come trasmesso e disegnato. Questi nuovi interventi, in modo particolare io ritengo l'attivazione e la partenza del depuratore di Pescara, che quando si parla di Pescara si parla di Regione Abruzzo, andranno senz'altro a perfezionare e a migliorare quegli aspetti che noi tutti ci auguriamo.